Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa. Il Castelfidardo chiude il girone di ritorno con la sfida contro il Fabriano Cerreto domenica 30 aprile alle ore 16.30 al Mancini con la direzione arbitrale del signor Alessio Ercoli di Fermo. I fidardensi affrontano i cartai in quella che è una sfida che può valere una stagione. Infatti i ragazzi di mister Marco Giuliodori, vincendo, staccherebbero di 10 punti proprio gli ospiti, che retrocederebbero direttamente in promozione. In caso di parità o sconfitta per i biancoverdi, tutto rimandato a domenica 14 maggio, sempre al Mancini, in una riproposizione di questa sfida in chiave play-out, con i fisarmonicisti che potranno contare su 2 risultati utili su 3. L'avversario è sicuramente di livello, anche se nel corso della stagione non è riuscito a esprimere il suo potenziale ed è reduce da 5 sconfitte consecutive. Un match che vale quindi oltre 3 punti perché può diventare un crocevia fondamentale per l'annata sportiva del Castelfidardo. Eccoci con Marco Ristoschi, siamo qua con lui per fare una chiacchierata in casa Castelfidardo. Allora Marco, domenica arriva questa partita sicuramente importante che diventa un crocevia fondamentale per questa stagione, la sfida contro il Fabriano Cerreto. Avete avuto quasi 2 settimane insomma per lavorare in vista di questa partita, in caso di vittoria sareste salvi automaticamente. Come arrivate a questo match e come avete lavorato in queste 2 settimane? Arriva una buona opportunità per noi, con vittoria siamo salvati, raggiungere il nostro obiettivo. Questa è una buona opportunità per noi, con vittoria facciamo salvezza e questo è il nostro obiettivo da primo giorno. Mi aspetto una partita dove dobbiamo cercare vittoria in ogni momento di gioco. Mi aspetto la nostra squadra con un livello alto in senso di concentrazione. Siamo fatti queste partite a casa contro Esina e contro Maceratese. Credo in me stesso, credo in questa squadra e questo. Ecco, poi sarà anche importante l'apporto dei tifosi che comunque vi hanno sempre sostenuto in una partita come questa, diciamo, potrebbero essere il 12° uomo in campo. Mi aspetto tanti genti in questa importantissima partita per noi. Loro sono bravissimi tutto l'anno. Penso che facciamo una partita migliore di questo campionato. Penso che arriva questo. Ecco, ti aspettavi un po' un epilogo così per questo campionato, cioè di giocarvi tutto praticamente in una partita? Sì, questo è... giocasse 100 minuti, tutti 100 minuti con 100% concentrazione. Siamo fatti tante occasioni per far gol in tutta la stagione e non siamo fatti tanti gol. Penso che in questa arriva. Siamo con mister Marco Giuliodori per presentare la partita del Castelfidardo contro il Fabriano Cerreto. Allora Marco, diciamo che un po' per ironia della sorte questa partita diventa il crocevia fondamentale di tutta una stagione in cui avrete una grossa opportunità per riuscire a cogliere la salvezza diretta. Ti chiedo, ecco, se ti aspettavi magari arrivare a un epilogo di questo tipo e come avete lavorato insomma in questo periodo per arrivare pronti a questa sfida. Sì, giocheremo tutto quanto nell'ultima partita di campionato. Abbiamo lavorato questa settimana come tutte le altre settimane, preparando la partita nel miglior modo possibile, sperando di riportare in campo tutto quello che abbiamo provato durante la settimana. E sinceramente ci speravo di arrivare a questo punto, nel senso che è stata una rincorsa dall'inizio, perché siamo partiti con un grosso handicap, però ecco, il sottoscritto e la squadra ci ha sempre creduto e adesso sta tutto nelle nostre mani insomma. Ecco, Fabriano Cerreto che arriva da una serie di risultati negativi, però comunque è una squadra sempre di altissimo livello. Secondo te cosa gli è un po' mancato magari in questa stagione per riuscire a essere magari posizionati in classifica in maniera migliore? Allora, partiamo dal presupposto che le situazioni c'è sempre da viverle per sapere eventualmente le problematiche che ci sono. Sicuramente guardando la formazione, Fabriano Cerreto è una
È una squadra, insomma, composta da giocatori importanti per la categoria, giocatori che hanno fatto anche categorie superiori, e dentro ci metto giustamente anche l'allenatore, che è un allenatore che penso che questa categoria non l'abbia mai fatta, l'ha fatta sempre la Serie C, perciò tutto sta a dimostrare, insomma, le qualità e la capacità dell'intero gruppo, no? Perciò per noi sarà una partita difficilissima, non dobbiamo assolutamente guardare lo score ultimo del Fabriano, ma pensare sull'obiettivo che è quello di vincere, insomma, e portare a casa l'intera posta in palio per eventualmente non andare a disputare eventuali play-out. Perciò, ecco, quello che dicevo prima sta tutto nelle nostre mani, affronteremo, penso, il Fabriano nel miglior modo possibile e con la speranza di portare a casa il risultato pieno. Ecco, poi tra l'altro conterà molto probabilmente l'aspetto mentale e psicologico, anche perché diciamo che entrambe le squadre hanno un po' di pressione, sicuramente Castelfidardo ha la possibilità di vincere, e per caso anche magari di vincere, giocarsi tutto quanto sempre con i play-out, invece diciamo il Fabriano Cerreto ha la consapevolezza, sì, che se dovesse perdere finirebbe qui la sua stagione. Sì, è una partita, diciamo così, dentro fuori, no? È in questo momento, sotto l'aspetto, diciamo così, dei risultati, c'è un piccolo vantaggio, ma che secondo me è relativo, del Castelfidardo. Però, ecco, ripeto, noi non dovremmo ragionare su questo, dovremmo semplicemente andare in campo per fare l'intera posta in palio e portarla a casa. Poi vedremo quello che succederà a fine partita e di lì prenderemo, insomma, le dovute misure nell'eventualità dovessimo andare a giocare i play-out. Però, ecco, ripeto, noi non dobbiamo assolutamente pensare a quello, siamo focalizzati sulla partita di domenica e sappiamo che per noi è importantissimo, è fondamentale, dove ci giochiamo una stagione, perciò dovremo essere compatti, uniti, parlo gruppo squadra, gruppo società, gruppo tifosi, insomma sarà fondamentale fare un corpo unico. Ultimissima cosa, abbiamo sempre detto che è stato un campionato molto equilibrato dall'inizio alla fine, sì, in cui i dettagli hanno fatto la differenza. Ecco, alla fine di tutto, il punto conquistato nell'ultima partita sul campo atletico Ascoli è diventato anzi fondamentale. Sì, ma questo è stato il cammino dell'intero campionato, ma non solamente per noi, ma per tutti quanti, no? Perché come vediamo siamo arrivati all'ultima giornata, ancora non c'è niente di scritto né sopra né sotto, diciamo, né chi vince né chi eventualmente possa andarsi a giocare la retrocessione, perciò questo sta a significare che è stato un campionato di livello assoluto, secondo il mio punto di vista, è equilibratissimo, dove i risultati sia positivi sia negativi sono stati sempre sul filo del rasoio, perciò ecco, il punto di Atletico Ascoli è stato direi fondamentale, perché ci possiamo andare a giocare questa partita come, insomma, una finale vera, dove eventualmente non possiamo andare a disputare i play-out, perciò ecco, ripeto, ogni partita i punti hanno pesato forse più del dovuto. Perfetto, grazie mille Marco. Buon grazie lavoro, a voi, grazie. Immagina i dettagli della tua casa ideale. Colori, forme, materiali. Porte Garofoli, le uniche coordinate con armadi, parquet e boiserie. Porte Garofoli, la scelta per la tua casa.